Hola luchadores e cacciatori cacciaroni che sanno cacciarsi nei guai, ben ritrovati dal vostro Silver. Perché cacciatori? Perché nello scorso episodio abbiamo trovato l'anello del cacciatore, quindi non potevo esimermi dal fare un richiamino a quello splendore di Bloodborne. Allora, io direi che possiamo pian piano tentare di attirare un po' di gente. Allora, quello si è sentito ferito nell'orgoglio, ma non quel tanto che basta per sentirsi invocato nel venirci incontro. Allora, non dovrebbero essere troppo difficili, però il problema è che questi soldatini leggeri poi vanno a sommarsi a quelli là dietro e tutto diventa una cosa di una felicitezza che non ve la racconto. Dove sta? Giovine, a voi questa cosa non vi ricorda quella parte di Olasil dove c'erano gli stregoni che lanciavano le magie e poi si scendeva verso il tizio incatenato? Lo so, sto collegando troppe cose, lo so. Però è l'amore viscerale che nutro verso i Souls che mi porta a fare queste cose. Quindi portate pazienza, perché proseguirò nei miei intenti e a tirar frecce nello sbirulino a egli. Ok, credo che siano molti di più di quelli che vedevamo. Salve. Che figata quando abbassi lo scudo proprio mentre esoso, esosissimo. Pistola. Scusate, è stato troppo divertente, lo so. Non si fa così, ma è stato troppo divertente, istess. Allora, eh sì, sono veramente tanti, eh. Sono veramente tanti. E credo che se non li prendi con cautela e li sottovaluti, ti aprono l'eterga, che è una festa. Ti fanno proprio la prima comunione alle chiappe. Allora, un altro sta là. Ah, questo spara. Questo spara e per di più minchiate. Ok. Non hai le idee molto chiare, ragazzo, eh? No, te lo dico perché... Ehi! Ciao, Ciccio. Grande. Ecco, vieni tu perché il tuo amichetto sta là a far dondolare l'orso e non mi prende sul serio. Notare che lancia proiettili curvi. Abbiamo due cretini. E fra l'altro tutti e due tu, eh. Voilà. Una bella freccia alla minchiazza. Scusa, eh. Fra l'altro non mi è ben chiaro dove sia andato a finirsela quello che avevo attaccato dalla distanza. C'è ancora gente, eh? Anche se non sembra c'è ancora gente. Lì no, ma là sì, perché lì si vede a dondolar. Guarda te sti figli di... Vai. Ah, andate anche a coppie di tre. Dove cazzo l'hai sparato, imbecille? So di essere bello, fantastico e sia odievole voler deturpare il mio volto, ma... Guarda lì! Sparano ad minchiam! Cioè, non che mi offenda, eh. Voi direte, Silver, ma te fai tutto con le frecce? Non è che me voglio fare tutto con le frecce. È che l'attimo di aggro che hanno preso questi è veramente poco gioioso. Perché, come vedete, ci hanno aggravato veramente in quattro. Ed era esattamente quello che il Silver voleva evitare. Però aspetta un attimo, perché lui, che è il più cincischione, che è il più pericoloso, esatto, è anche quello attirabile. Quindi... Ehi, che cazzarola! Ma avevo equipaggiato l'arco anziché lo scudo! Ecco, mi sono perso l'attimo migliore
per fargli del male fisico. Vabbè. No, vai, via, via. Tu cerca di andare via perché lui non ha molta pietà di noi, eh. Ricordatelo. Via. Tanto via, ma proprio vai in un altro paese, emigra. Scinziati. Vai. Ok. Cabriolet, cabriolet, vai cabriolet. Perfetto, tempismo epico. Vai così, che è una figata. Ce l'abbiamo fatta, nonostante tutta la mia incapacitudine, ce l'abbiamo fatta, eh. Adesso loro sono ostici perché in tre hanno scudi che riconosciamo, perché io li ho già visti altrove, credo forse all'IKEA. E dai, vabbè, devo togliere quella fantastica. È questo che intendevo, ragazzi, eh. Esattamente questo che intendevo. Lo sapevo che poi sarei stato punito per la mia arroganza. Porca miseria, vi ho fatto cincischiare fino ad ora e ora devo rifarmi tutta sta cosa. Mi sento in colpa. Facciamo così, no, ma se poi rimuoio, no, non devo fare il taglia ai cucci, vi devo tenere qui incollati a vedermi soffrire come un imbecille per le pistolate che faccio. Ah, santo di quel cielo. Brace. Usa. Perfetto. Leviamo sta cosa assolutamente inutile per ora, perché ci crea solo problemi se gestita così. Mannaggia i pesci, che nervoso. E il problema è che i Soul scampano di questo. Campano del nervoso che riescono a crearti. Logicamente anche il capo qui della brigata. Esatto. No, aspetta. No, no, no. Il cavaliere con gli occhi rossi non c'è più. Vabbè, allora il discorso cambia. Andiamo di gonfia ignoranza. Mi ricordo quei bei tempi in cui, quando attraversavi ponti ripieni e farciti di gentaglie, ti arrivava le viverne ad aiutarti a ripulire. In effetti, con un attimo di... A sapere dove sono dislocati più o meno tutti. Non è... Ah no, no, c'è ancora tizio, c'è ancora, mannaggia a me e al fatto che non l'avevo visto. Ah, e adesso abbiamo anche dei balestrieri che ci balestrano la minestrina. Allora, cerchiamo di levarceli dalle pigne loro, perché sono loro il vero fastidio, il vero tedio della cosa. E pensare che io avevo anche investito un po' di soldanime. E poi mi arrangio io poi a rimettermi in sesto, non preoccupatevi. Dai, santa minchiazza. Ok, allora, so che è una pessima idea, ma aia, tempismo perfetto come sempre, mi raccomando, Silver. Aglio, aglio. Ok, andato. Pozza. Item. Ok, adesso cerchiamo di andare con cautela, perché questi sono pericolosi non tanto per la loro effettiva pericolosità, ma perché sono in tre e sono lenti, cioè questo che li rende difficili, nel senso che essendo lenti, se ti venissero sotto li puoi aggirare, invece sono lì, sonnecchioni, sornioni, stronchioni,
ma non facendosi sotto, avendo armi a lungo raggio. Ah, certo, 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 perfetto, scemo io che non ci avevo pensato, eh. Ovvio, tu ne punti uno e giustamente, vedi, attaccare uno ti stuna quel tanto che basta. Credo ci sia una tattica savia per avere a che fare con loro. Così magari, eh. Ok, buona. Oh, adesso ragioniamo. Ragioniamo e di molto. Ok, bene così. Se la tattica è buona, si possono anche subire serenamente dei danni, senza per forza doversi pentire di essere venuti al mondo. Balestra leggera, come se fosse, mannaggia li pesci. E poi scoprì che la viverna arrivava per davvero, se non l'ammazzavi. Ma sono frammenti di statua? Eh sì. Sono queste statue che sono state distrutte. L'unico frutto dell'amor è la minchiazza, è la minchiazza. Cortesemente, uno alla volta avanti ci posso uscire, signori? Ma porca miseria! Come perdere tempo vitale a inseguire sogni nel puparuolo altrui. Dai! Io come sempre ne ho abbastanza di farli uno alla volta. Quanto stunano sti scudi. Aia, aia. Vabbè, buonanotte. Diciamo che, è buona. Mannaggia al secchio, quanto spaccano i culi. Se hai anche presenza di spirito, Diamine. Allora, posso dirvi senza paura di sbagliarmi che questi sono gli avversari migliori a livello di intelligenza artificiale che la saga Souls abbia mai offerto. Dopo, se ci mettiamo anche la mia stupidera, hai voglia. Vai! Ottimo buco! Via! Vai. Dagli l'illusione di poterti sconfiggere. Lo so, sono un minchione, che ci volete fare? Magari dovrei mettere l'anello protezione acciaio che mi aiuterebbe un pochino. Ecco, io detesto quella sensazione fantastica di stupidera che ti assale quando credi di aver avuto una buona idea e poi scopri che tutte le tue speranze erano riposte in qualcosa che stai già mettendo in pratica e male da tempo. Devo decidere con chi prendermela prima. Tu che non hai degli amici, non ci arriverà mai la mia freccia là. Sì, devo dire di sì. Arrivi a sprombattuto. Comincia a tenere lo scudo alto già da là, Bene. Tu, impavido guerriero di tua nonna. Se vi state chiedendo, ma il Silver lo imparerà mai il moveset per sapere approfittare del momento migliore per attaccare? No, assolutamente no. Non ci sono speranze a riguardo, non vorrei illudervi. Io non ho dimestichezza con l'imparare niente. Sono un cotrione finnico e noto anche come cotennoide ai più. Ok, vai. Non devo stare dalla parte dello scudo. Ammazza, ma pure lo scudo ha un range d'attacco migliore di qualsiasi arma che abbia io. Grazie. Ma vatti a fare un punteruolo da un'altra parte, per cortesia. Oh. Mamma mia. E logicamente quello più
simpatico, quello che vorreste sempre vedere alla vostra festa di compleanno, è lui. Lui lo vorreste sempre, sempre fra di voi. È un gigione, è un mattacchione vero e proprio. Aia, la maremma maiala ladre schifa. No, sei serio? Bisciotti? Lei è il signor Bisciotti? Andavamo a scuola assieme, sa? No, in realtà non c'era nessun Bisciotti a scuola con me. Andavo a scuola da solo. Non avevo amici. Ecco, e poi sono morto. Sono risorto in un luogo dove il tempo è ciclico e le madonne perpetue. Io non so se era il loro buff a farmi sentire quel rumore di scintillio, ma sto pregando il signore dei falò di farmi trovare un falò. Ma a breve, molto a breve, il più brevemente possibile, ma un falò a caso, un ascensore, anche un ascensore mi va bene, assolutamente sì, grazie, grazie. Quell'attimo di calo di illuminazione mi ha fatto temere per il mio io. Adesso vediamo che finiamo in una trappola della malora. Io sempre a scudo alto perché non so mai il destino cosa ci riserva. Va dove minchia siamo? Oh. Ok, era quella sala dove c'era quell'ascensore vicino alle... Ok. Sì, sì. Esatto. Qui è dove c'era la boss fight... Perfetto, quindi il nostro falò di riferimento sarà quello. Non sapete quanta gioia mi sta scaturendo dal fondo del cuoricino. Ah. Ok, scrutiamo. Ascensori sempre più alti, torri sempre più infinite, momenti sempre più belli e gigione gianza come se non vi fosse un perché. E uno si chiede perché non c'è Gigione Gianza. Quindi qua ci sarà una boss fight della malora. Re dei cavalieri alati. Porca miseria, ho una sola fiasca. 73.520. La facciamo da pollo fifo. A me questa porta ricorda... Scusa, grazie. Questa porta mi ricorda molto, non lo so perché, ma proprio distinto. A monte che ci sono i tre fondamenti, i tre pilastri di... E giustamente adesso ho capito anche la raffigurazione delle statue. Però mi ricorda molto anche quella di Demon's Soul. Ok. Non è una boss fight. Beh, non ho ancora varcato la soglia, quindi tutto può essere. Sì, è palesemente una boss fight. Questa è un'arena fumantina da boss fight. Con una sola fiasca Estus. E salvo che ci sia qualcosa di invisibile che compare poi, che ci aprirà le soglie di un altro mondo... o una porta che compare dietro quella vetrata, o Gesù solo sa cos'altro, non ci sono vie secondarie. Quindi teoricamente potrebbe essere la boss fight finale. Ok. Vabbè, accidenti, no, ho sbagliato. Dovevo forse andare all'altare del vincolo, non all'ultimo falò visitato, perché non mi ricordo nemmeno. No, è quello degli archivi l'ultimo falò visitato? Sì, dovrebbe. Quindi in teoria no, va bene, dai, l'abbiamo allungata solo di 8 metri. Allora, abbiamo possibilità di andare a fare qualcos'altro per completare il video prima di... No,
Mi sembra assolutamente di no. Non abbiamo... No. Non abbiamo lasciato nient'altro in sospeso. Tutto quello che stavo facendo mente locale del fatto appunto che avevo detto delle pantegane nella cisterna fatte, la viverna fatta, quella parete invisibile dalle parti di... Che cavolo era? Iritil? Iritil o quel cavolo che è fatto. Cos'è che mancava? Aiuto. Ah, c'è sempre quel famoso muro invisibile nella cosa dei crocifissi che, caro Luca Fabio Giovanni, io non l'ho trovato mai, quindi... No! Oh, cazzarola! È la stessa tattica di Vlad, una lastra di titanite. Tu controlli tutti gli ascensori. Quindi addirittura due lastre di titanite. No, Luciadores, allora non possiamo assolutamente permetterci questa cosa. Allora, tira la leva e altare del vincolo. Assolutamente. In modo che la prossima volta che prenderemo l'ascensore. Che figata! Cioè, qua se non muori questa lastra della titanite, te la perdi. È stato un puro caso che io abbia ripercorso questa strada, fondamentalmente. È tutto calibrato in una maniera veramente micidiale. Allora, non dovremmo avere anime abbastanza. Infatti, non ce ne mancano poi molte. Però abbiamo anche consumato. Sì, vabbè, ciccia un attimo, eh. Sì, non avere fretta. Non avere fretta. Bello, si inchina. Ciao, ciccia. Stavo dicendo, non abbiamo. Vabbè, posso usare anche una di queste da 20.000, giusto? Esatto, ce l'ho fatta a ricordarmi, raga! Bella lì! Allora, avanza di livello, sì, grazie. Anche una veramente. Ecco. Adesso comincia a scalare di 4. Comincia a scalare di 4, però la fortuna ci serve anche, eh. Quindi per ora va bene così. Per ora va bene così. Allora, ok. Provvederemo, non preoccuparti che prima di finire, cioè dopo aver finito il gioco, faremo una razzia. Perché mi sono informato, il gioco non finisce con nessuna boss fight finale. Nel senso che funziona come Dark Souls 2, si può andare avanti prima di passare a New Game Plus. Quello intendevo. Allora, abbiamo tre lastre di titanite. Quindi una la investiremo assolutamente qui. Perfetto. L'altra la investiremo assolutamente qui, che per voi potrà sembrare una follia, ma va bene così. Io sono contento così. Perfetto. Fra l'altro, scusatene, è una cosa che io poi non ho più hackato minimamente. Infatti, potevo anche potenziarmi l'arco, mannaggia a me. Mannaggia, mannaggia a me e a tutti i pesci che mi tiro dietro. Allora, direi che tu puoi soddisfare i nostri bisogni. Tu puoi soddisfare i nostri bisogni. Controllo sempre. Ah, ecco, guardate. Qua era il set di Faram che vi dicevo. Elmo che deve il nome a un dio della guerra. A un dio della guerra. L'armatura dei cavalieri del Leone di Forossa sopravvisse alla distruzione della loro terra. Molteplici leggende ne parlano insieme ai nomi di coloro che hanno superato la morte stessa. Come vedete, anche il resto del set ha la stessa descrizione. Qua avevamo trovato quello appunto di Lothric, che era etichettato come vestigia del favore. Smaug è uno dei pochi set che abbiano un nome legato adesso. Mi riferisco ai personaggi dei Souls precedenti, perché vediamo che anche l'armatura del lupo.
non quella di Ornstein, ci sono riferimenti più vaghi, ma c'è un motivo. Perché, come vi ho spiegato, col teorema di Zeus i nomi sono una cosa molto relativa, salvo che sia una cosa circoscritta che vada al di là. Smaug non era uno dei quattro cavalieri leggendari, fra virgolette, e quindi può il suo set essere legato semplicemente a lui e non alla leggenda, quindi ha un suo motivo. Allora, tenuta dei cacciatori noti come Mani Nere del Re, l'armatura di cuoio coperta da un mantello nero e che aiuta chi la indossa a confondersi con le ombre. I cacciatori che servivano le famiglie reali per generazioni entravano nelle Mani Nere. Finora solo tre cacciatori hanno meritato questo titolo. Io sono convinto questa cosa di averla letta tipo 25 volte e ci sta. Può essere plausibilissima come cosa. E la domanda è, ma ce l'abbiamo quel set? Così è, per curiosità mia. Non mi pare di vederlo. Non mi pare di vederlo. Abbiamo quello delle ombre, ma non quello delle Mani Nere. A suo tempo provvederò a recuperare. Benissimo, c'amo fatta. Abbiamo speso tutte le anime. Viaggiamo verso sì, l'armatura della mazza draghi è la cosa che ci conviene assolutamente di più. In modo che salviamo anche quel falò come ultimo falò visitato, quindi anche in caso di morte andremo a finire nuovamente lì, e direi che possiamo cominciare a settarci in vista di una boss fight. Però non ho idea, vedere quei re a forma di arpia mi dà l'idea che avremo a che fare con qualcosa di svolazzinante. E svolazzinante, boh, qui tutti hanno un elemento magico o elemento fulmine, quindi direi che comunque una protezione fulmine possa essere ancora la regina delle nostre cose interessanti. Peso trasportato, quello ci serve così. Non so se potrò backstabbare, quindi non lo so, devo ragionarci. Ma esiste un solo modo per scoprirlo, Luciadores, lo sapete? Sì, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!